Amici di calcio pazzo, ma sbaglio se dico che il Cagliari è assolutamente una delle tre, se vogliamo, regine di questo calciomercato? Perché comunque, oltre agli acquisti che aveva già fatto, secondo me componendo un centrocampo di tutto rispetto, avendo avuto due infortuni importanti, insomma, sia come entità dell'infortunio sia come calciatori colpiti da questo infortunio, e parlo del portiere Cragno e del centravanti Pavoletti, li ha subito rimpiazzati, secondo me anche adeguatamente, perché comunque parliamo di Giovanni Simeone che effettivamente nell'ultima stagione ha avuto un appannamento forte, complice anche varie situazioni, ma anche la situazione della Fiorentina stessa, perché poi comunque non è che il centravanti può cantare e portare la croce in una squadra de merda, perché la Fiorentina l'anno scorso era una squadra de merda e noi abbiamo preso 7 gol da una squadra de merda, non ce lo dimentichiamo mai. Ma comunque, ecco, complice la situazione societaria e della squadra, probabilmente lui è affogato. Però parliamo di un centravanti, secondo me, molto bravo, col fiuto del gol, forte di testa, rapido, un centravanti verticale, per cui credo che, soprattutto in questo momento che non c'è Pavoletti, possa riconquistare quella fiducia che gli è venuta a mancare la scorsa stagione. Per quanto riguarda Robin Olsen, a me dispiace che molti tifosi della Roma lo facciano passare come la più grossa pippa stratosferica che sia arrivata a Roma, perché comunque anche lì, complice una stagione con alti e bassi, molti più bassi che alti, e qualche papera sì, effettivamente l'ha fatta, ma io ricordo anche tante parate salva risultato. Questo forse viene dimenticato, perché poi è normale che quando un portiere fa la vaccata che decide il risultato, resta molto più nei ricordi della gente rispetto a una parata salva risultato, se poi magari questo risultato è, per dite che ne so, non è che ha salvato la vittoria, magari ha salvato un pareggio, perché poteva essere una sconfitta. Mi viene in mente, che so, Roma-Chievo 2-2, senza la sua parata su Giaccherini agli ultimi minuti era 3-2 per Chievo, quindi chiaramente parliamo di un pareggio guadagnato, non è che resta nella memoria, come tante altre. Lo stesso Cagliari-Roma, nonostante ha preso poi due gol alla fine, li ha presi la difesa, non è che li ha presi soltanto lui, mi ricordo anche parate salva risultato in quella partita. Ma comunque, adesso non è problema, non stiamo parlando di un fenomeno, ma non parlavo manco di una delle più grosse seghe che abbia calcato i campi di calcio, è ancora, se non sbaglio, nazionale svedese, per cui secondo me Cagliari invece è la giusta realtà per riqualificarsi, ecco, tutto lì. Poi chiaramente quando tornerà Cragno il posto è suo, però comunque il Cagliari con Olsen in questo interregno, finché non torna Cragno, secondo me sta in buone mani. Un saluto, scrivetemi sotto la vostra che cosa ne pensate, se secondo voi come me il Cagliari è una delle tre regine di questo calciomercato. Un saluto e sempre Cattopardo.